Buongiorno a tutti e bentrovati sul mio canale. Oggi voglio parlarvi della Baby Collection di Nabla Cosmetics che ho ricevuto direttamente dal brand all'interno di questa meravigliosa fluffy pochette, di questa makeup bag, quindi imbottita ad effetto piumino in questo rosa ramato che è davvero delizioso. Questa nuova collezione è composta dalla nuova palette, quindi Side by Side Nude Baby, e da una nuova tonalità di Cupid's Arrow, iconico matitone multifunzione a lunga tenuta e dal colore intenso. La palette, come si intuisce dal nome, è ispirata alla Side by Side Nude Palette già in gamma, che è una palette nata con l'idea di celebrare l'arte che è in noi e che esprimiamo ogni giorno truccandoci, quindi diventando tela e artista nello stesso tempo. Nabla ha voluto unire con questa palette il classicismo cromatico, perché si tratta di una palette nude, con il gesto quindi artistico quotidiano di truccarsi per esprimere la nostra personalità. Non a caso infatti si chiama Side by Side, fianco a fianco, perché è una palette pensata proprio per uso quotidiano, ricca di colori, quindi classici, atemporali, adatti a tutti e per ogni circostanza. Ora, questa palette contiene 16 tonalità. La nuova, quindi la Side by Side Nude Baby, invece è più piccola, ma non fatevi ingannare dalle dimensioni, perché comunque le gialle sono in full size, quindi per quanto riguarda la grammatura degli ombretti è assolutamente la stessa, ma si tratta chiaramente di una versione più piccola, diciamo così, con un formato più pratico e compatto, una palette che sta infatti nel palmo di una mano e che praticamente contiene 9 tonalità inedite, che sono sempre nude, ma mentre nella Side by Side noi abbiamo toni caldi e toni freddi, la Side by Side Baby contiene toni nude caldi e tonalità rosate che sono di una bellezza veramente stratosferica, perché non parliamo di rosa vivaci, accesi e luminosi, ma parliamo di tonalità quindi rosate molto sobrie, desaturate, dei rosa quindi un po' polverosi, bruciati, che sono quindi perfetti per questo periodo dell'anno e per valorizzare ed esaltare lo sguardo, creando quindi dei look super raffinati e femminili. Anche il packaging chiaramente riprende quello della Side by Side Palette, quindi è in cartoncino rigido ad effetto rigato, con queste forme angolate in rilievo rose gold che vanno a richiamare le tele di un artista, solo che il colore principale primario quindi del packaging, anziché il color crema, è invece questo bellissimo è super chic prugna rosato, quindi intenso, con dettagli anche in malva, la scritta Baby Argento, insomma è veramente anche bellissima da vedere. Ora, questa palette all'interno, la cosa che salta all'occhio guardando insomma le tonalità interne, ha sempre ovviamente la chiusura magnetica, lo specchio integrato quindi all'interno, e la cosa che salta all'occhio guardando le tonalità è che sono quasi tutte matte. Infatti su 9 colori 6 sono ombretti opachi, quindi è una palette perfetta anche per realizzare dei sofisticati look total matte. E abbiamo 3 finish diversi: 6 ombretti sono super matte, quindi vellutati, pigmentatissimi, facili da lavorare; 2 sono metal foil, sono ombretti quindi ad effetto lamina metallica specchiata con una texture super sottile e aderente; e 1 è un celestial, i famosi ombretti Nabla, che sono sostanzialmente dei top coat ad effetto bagnato, perché infatti non hanno una base colore piena evidente, ma vanno a dare una straordinaria luminosità agli ombretti su cui li applicate ed un effetto tridimensionale che valorizza veramente qualunque tipo di look. Sono ombretti che rendono lo sguardo ammaliante. Questi celestial si possono tranquillamente utilizzare da soli, e io praticamente lo faccio spesso, anche stamattina ho utilizzato il celestial da solo, quindi sulla palpebra mobile. E praticamente l'unica accortezza, se lo fate, se li utilizzate appunto da soli sulla palpebra, è quella di non stratificarli troppo, perché comunque hanno una texture sicuramente un po' più spessa e granulosa rispetto agli altri luminosi, e quindi se esagerate quindi con la quantità di prodotto possono andare a texturizzare un po' la palpebra. Ma direi che ho parlato abbastanza e ora quindi voglio mostrarvi nel dettaglio le nuove tonalità contenute quindi nella tonalità della tonalità. Vediamo i colori.
Allora, questi sono gli swatch dei 9 colori. Ho girato un po' la luce per non farveli vedere troppo sparati. Swatch che trovate anche sul mio profilo Instagram. Allora, in prima posizione vedete To Me, che è un nude pescato chiaro dal finish super matte. Poi vedete Virtus, che invece è un sabbia rosato caldo, sempre super matte. In terza posizione Baby, che è veramente un ombretto gioiello, una tonalità bellissima, un terracotta rosato bruciato, sempre super matte. Poi arrivano i tre luminosi. Abbiamo Sunny Blanche, che è un color champagne luminoso dal finish metal foil, perfetto per creare punti luce. Poi abbiamo Full Moon, che è il celestial, l'ombretto protagonista della palette. Guardate che spettacolo! È un ombretto quindi con base rosa caldo con riflessi oro e champagne, un colore magnetico e super chic. L'ho usato oggi sulla palpebra mobile ed è un colore che adoro, dona un effetto bagnato veramente bellissimo. E poi vedete Tender, che invece è un classico bronzo dorato metal foil, un ombretto opulento e sempre attuale. Vicino Dada, che è un marrone seppia desaturato, caldo e terroso dal finish super matte. Poi abbiamo Flemish, che è un marrone cannella intenso con un sottotono rossastro, sempre dal finish super matte. E infine Ultra Noir, che è un nero assoluto super matte. Questo nero è favoloso, è veramente super nero e setoso, è decisamente più pigmentato rispetto a quello presente, al nero presente nella palette side by side grande. Infatti è veramente perfetto anche da usare come eyeliner. Ora, io da appassionata di makeup devo dire che provo tutto con piacere, ma i miei colori preferiti, quelli che utilizzo di più nella mia vita quotidiana, sono proprio i toni nude caldi e i rosati, quindi questa palette veramente è perfetta per me. Le tonalità rosate sono veramente uno spettacolo, sono particolarissime, ma devo dire che anche tra i classici marroni ci sono dei colori insomma particolari, come Dada, appunto, come questo marrone seppia, quindi un po' desaturato, che è questo, sì, questo che sto facendo, sì, vicino al bronzo dorato, mi confondo, sapete che non ho il dono della vista. E comunque vi dicevo, questo colore veramente niente affatto scontato. Al momento ancora mi manca qualche colore da utilizzare sulla palpebra, ma ho già realizzato 2-3 look in questi giorni e che ho veramente apprezzato tantissimo, come quello di oggi, look per a mio avviso decisamente eleganti, quindi raffinati, femminili, super glamour in puro stile Nabla. E quindi sicuramente, se vi piacciono queste tonalità, è una palette secondo me assolutamente da avere. È estremamente versatile, ben composta, proprio ben costruita, e offre una bella varietà di toni di transizione con un formato quindi pratico e compatto, ideale da portare sempre con sé. E voglio sottolineare che queste tonalità non sono solo facili da indossare, ma sono anche facili da usare, perché sono ombretti appunto che hanno una resa fantastica, ma che non richiedono particolari accorgimenti appunto per avere una resa fantastica. Quindi assolutamente una palette adatta anche ai principianti, che vi darà grandissime soddisfazioni. Per me è assolutamente promossa. Come vi anticipavo, però, nella Baby Collection abbiamo anche una nuova tonalità di Cupizzarro, matitoni multifunzione a lunga tenuta dal colore pieno ed estrema resistenza. Ve ne ho parlato in 7500 video, perché io questi matitoni li adoro letteralmente, li utilizzo quasi tutti i giorni, rappresentano veramente la base, il tocco finale per appunto quasi tutti i miei make-up. Ora, questi matitoni hanno una texture cremosa, scorrevole, un colore intenso, pieno dalla prima passata, anche nella rima interna dell'occhio, e sono facili da lavorare una volta che appena applicati, ma una volta che si fissano veramente non si muovono finché non vi struccate, quindi vi garantiscono dei make-up super long lasting. Si possono utilizzare da soli per veloci smokey eyes, ma anche come base per il make-up. Sono quindi facilissimi da utilizzare, quindi anche da sfumare. Hanno un formato pratico e compatto. Io vi dico solo che se cominciate ad usarli non potrete più farne a meno. Il nuovo colore quindi presente nella Baby Collection si chiama Arrow 11 Deep Brown. Vado subito ovviamente a swatcharlo, quello che ho utilizzato comunque anche per completare quindi il look di oggi, lo vedete nell'angolo esterno del mio occhio, ma anche nella rima interna. E si tratta di un marrone scuro, freddo e fumoso, un marrone annerito, diciamo così, che è una splendida
alternativa al nero, soprattutto secondo me per look da giorno, perché comunque dona una bella profondità e intensità allo sguardo, donando però nel contempo un risultato sicuramente più sobrio e naturale, ed è perfetto per smokey eyes. Rispetto ad Arrow 2 Brown, che è già in gamma, perché so che me lo chiederete e quindi vi precedo, e col mio Arrow 2 devo andarci piano perché volge al termine, anche questo è un colore che io ho utilizzato tantissimo. Eccolo qua, potete vedere quindi la differenza tra i due marroni, quindi il nuovo Cupid's Arrow Deep Brown è decisamente diverso, perché è un marrone ma è più scuro e decisamente quindi più freddo, e abbiamo quindi un nuovo alleato per completare quindi i nostri look quotidiani. Devo dire che io sono veramente strafelice di queste due novità Nabla. La palette, io so già che la sfrutterò decisamente di più rispetto a quella grande, perché non so voi, ma io proprio ho la tendenza ad utilizzare di più proprio le palette piccole e compatte, che possono stare quindi comodamente a portata di mano, quindi nei beauty case. E questo matitone, insomma, veramente già da quando l'ho ricevuto praticamente lo sto utilizzando tutti i giorni, quindi come si dice sono solo due le novità, ma sono poche ma buone. Super news anche in casa Neve Cosmetics, che ha lanciato la nuova cipria Flat Perfection Velvet Hot, cipria correttiva, levigante e ravvivante. La sua missione infatti è scaldare, quindi è ravvivare gli incarnati stanchi, spenti e grigiastri grazie al suo delicato sottotono color paprika. Il packaging e il profumo sono gli stessi degli altri prodotti, sono come quelli degli altri prodotti della linea Flat Perfection, e si tratta sempre di un prodotto vegano, vegetariano, senza siliconi, petrolati, parabeni, cruelty free e made in Italy. Velvet Hot quindi è praticamente la sorellina della Velvet Bronze, che non ho in questo momento qui da mostrarvi perché quest'estate l'ho terminata, ma non è un bronzer, trattasi infatti di un ibrido cipria blush. Ha sempre la stessa texture sottile, leggera, impalpabile, modulabile, facile da lavorare e perfezionante quindi della Velvet Bronze, ma appunto Velvet Hot è calda. Vi mostro subito la colorazione, quindi vado a fare uno swatch. Intanto comunque potete già vedere il suo effetto sul mio viso, perché stamattina l'ho applicata, sono già diverse ore tra l'altro che l'ho applicata, ed è proprio come appena applicata. Ecco qui, faccio un altro passaggio giusto perché voglio proprio farvi valutare per bene la tonalità, che è questa, ed è veramente bellissima. Si tratta sicuramente di una tonalità aranciata, quindi un colore caldo e speziato, ma delicato e stratificabile. La coprenza è leggera con una passata, quindi state tranquille che non diventate arancioni. Ha un finish matte vellutato che rende e mantiene la pelle quindi liscia e opaca. Basta un velo di Velvet Hot, un leggero velo di Velvet Hot sul viso per dire addio al grigiore, al pallore autunnale, intensificando poi il colore nei punti giusti, quindi fronte e guance e ponte del naso, riesce a donare quel colorito sano, vitale, quindi caldo e radioso, che assume il viso illuminato dal fuoco, della luce, quindi del fuoco, quindi di un caminetto acceso. E vi assicuro che il paragone è veramente calzante, perché dona proprio un effetto salute istantaneo, questo effetto proprio sano e radioso, che è perfetto per chi come me, insomma, anche con l'arrivo dell'autunno non vuole rassegnarsi al bel colorito estivo che se ne va. Io adoro proprio letteralmente l'effetto sul viso di questo prodotto, proprio l'aggettivo più adatto è proprio ravvivante, veramente l'effetto bellissimo sul viso di questa cipria, che assolutamente potete utilizzare anche sugli occhi, sia da sola, quindi per nude look, ma anche per scaldare l'ombretto che avete già applicato, andando quindi a prelevare un po' di Velvet Hot e applicandola sulla palpebra, quindi con un pennello ampio. Non è chiaramente la cipria da utilizzare per fissare il make-up, per quello scopo conviene comunque utilizzare una cipria tradizionale, ma è veramente perfetta per andare quindi a correggere la pelle quindi spenta, ingrigita da stress e stanchezza. È proprio come un velo che scalda, quindi che ravviva, che dona un effetto salute, mentre stratificandola sulle guance otterrete quindi questo bellissimo blush color paprika, che non è un semplice arancione ma un colore aranciato, rossastro, quindi sempre
sempre caldo e desaturato, che oltre a ravvivare, devo dire, è anche super sensuale. Quindi veramente una splendida novità in casa Neve Cosmetics, che vi consiglio di non perdere, anche perché al momento è già disponibile ed è anche in promo lancio, scontata quindi del 20% insieme a tutti gli altri prodotti della gamma Flat Perfection fino al 31 ottobre, con spese di spedizione scontatissime. E in più, se utilizzate il codice Paola10, che troverete anche giù nell'info box, potete usufruire di uno sconto quindi extra del 10% sul sito Neve, perché è cumulabile con la promo in corso. Bene, direi che ho detto tutto. Fatemi sapere ovviamente che cosa ne pensate, sono sempre curiosissima. Lasciatemi un like se il video vi è piaciuto. Io vi mando un grosso bacione e ci vediamo alla prossima.